per me il venerdì pomeriggio è il momento in cui inizia il un pochino si inizia ad entrare nel weekend, tanto che subito dopo pranzo mi sono lanciata sul divano e ho dormito. Sono stanca, è un periodo in cui mi sveglio presto al mattino, un po' perché non lo so, no, un po' perché non lo so, però quando mi sveglio sono le 6, dico vabbè, tanto mi alzerei alle 7 e in più guadagno un'ora su lavoro che posso portarmi avanti al mattino, perché ora siamo in fase di partenza, cioè in una settimana dovremmo partire per andare al mare. Stessa spiaggia, stesso mare, torniamo anche quest'anno a Donoratico, dove la famiglia di Jimmy prende la casa al mare in Pineta. Sapete che è un momento dell'anno che noi amiamo perché ci permette veramente di staccare, solo che bisogna arrivare lì con avendo fatto tutto. Lì comunque un po' lavoriamo perché comunque abbiamo il computer eccetera e possiamo ad esempio editare, però non possiamo filmare cose e quindi insomma bisogna premeditare tutto e sperare che di non essersi dimenticati nulla, e quindi la settimana prima o le settimane prima sono devastanti. Comunque infatti basta, ciao, c'ho più weekend time. Oggi pomeriggio voglio proprio fare ciò che amo di più nella vita, che è sistemare casa nel mentre che guardo le mie serie TV, e ora vi dico una cosa su questo, e nel mentre che faccio la beauty routine, che non è una routine, ma è faccio beauty cose. Sì, questa mattina sono andata a nuoto, hence my wet hair, quindi ecco perché i capelli bagnati. Ci riflettevo e è praticamente 6 mesi che vado con costanza a nuotare. Ho avuto qualche periodo di off, magari ero un pochino più costante all'inizio, ora un po' scemando, però sono molto molto contenta, anche perché oggi per la prima volta sono veramente entrata in un loop dove sono entrata in vasca e ho cominciato a pensare alle mie cose e sono andata avanti, ho fatto tipo 15 vasche di fila senza avere l'affanno, mantenendo il ritmo, cosa che invece in realtà all'inizio non facevo. All'inizio mi settavo su, fai 4 vasche e ti fermi. Magari le facevo a un ritmo molto più spedito, quindi portavo i battiti più in alto, così proprio avevo il bisogno poi di fermarmi, però oggi ho mantenuto un ritmo costante, mi sono fermata pochissimo, perché dentro la mia testa stavo pensando a alcune cose che mi hanno proprio tenuta lì dentro nella mia testa e non a contatto con il mio corpo. Ed è una cosa che, sarò sincera, riesco a fare soltanto con il nuoto. Quando mi alleno con fitness normale in palestra non riesco, perché nei momenti di pausa sono sempre troppi, nei momenti di pausa mi perdo, magari prendo il telefono, mi concentro sulla musica, canto, cioè non riesco a entrare in connessione con me stessa, e sento il nuoto proprio come una forma di meditazione per me, cioè questo entrare in contatto con me stessa, questo concentrarmi talmente tanto dentro di me e non fuori, mi fa veramente straniare da ciò che sto facendo, e bello, bellissimo. Quindi vabbè, piccolo excursus sul nuoto per arrivare al fatto che avevo i capelli bagnati. Cioè, vi dite quanto come sono fatta? Ho i capelli bagnati. Aspetta che ti racconto la storia della mia vita per arrivare ai capelli bagnati. Allora, quindi questo resto del video mi piacerebbe che fosse un pochino riguardo quest'ambiente del piano terra, che è cucina più tutto salotto, parliamo un pochino di cose, nel mentre che faccio una beauty routine, quindi una cosa molto, molto me, molto tranquilla, molto serena. Quindi iniziamo da... Cosa possiamo iniziare? Possiamo iniziare dai capelli. Allora, mi sono avvicinata, o meglio, ho voluto provare Bigodino. 2O, per questo Bigodino. Che è questo, è praticamente un peluscino, sapete quelle cose di ciniglia, è un laccio, cioè potremmo benissimo utilizzare il laccio dell'accappatoio, infatti su Instagram vedo gente che lo utilizza, che
Che dire, l'ho provato, non voglio essere, non capisco la follia dietro tutto questo, cioè è un attorcigli i capelli e poi li sciogli dopo X ore e hai la piega. Come farsi le trecce prima di andare a letto, cioè raga, io da piccola andavo a letto con la treccia, mi svegliavo con i boccoli e l'ho sempre fatto, anche ora. Magari vado a letto con lo chignon, mi sveglio e ho i capelli mossi, ma dura quello che dura, cioè niente. Sarà il mio capello che non regge, vedo gente che si tiene benissimo, però dico, nothing more than piccola acconciatura. Però vabbè, ci piace, ok? È carino, è rosa, è pelosino, quindi ora me lo metto e farò le mie faccende in casa così, perché ovviamente. Vabbè. Perché lo metto se non serve a niente? Ottima domanda. Vabbè, ma un pochino fa, certo. Allora, senta signore, non mi faccia queste domande da sopra. Si preoccupi, non si preoccupi. Faccio vedere, io devo portare la mia esperienza su questi social. Ok. Quindi. La fashion experience. Quindi ora lo metto, vi faccio vedere più o meno come va messo. Sicuramente non sono una pro. Mi sarebbe piaciuto, sinceramente, se ho, cioè mi piacerebbe provare quelli in seta. Sono tipo dei tubi in seta, li trovo molto più carini. E molto più carini. Poi sull'efficacia penso che sia lo stesso discorso, però preferirei quello. Di notte l'ho indossato e ci dormo benissimo, ma ragazzi, io dormo anche con gli orecchini addosso, quindi non faccio testo su questa cosa. Quindi separare la testa e i capelli a metà, più o meno. I capelli potrebbero essere più asciutti, ma abbiamo voglia di asciugarli ora che è arrivato il caldo? No! E quindi funziona così: lo metti sopra. Leggermente dietro le orecchie, possibilmente, e da qua lo porti dietro, fai come un'acconciatura, no? Solo che questo rimane fisso sotto, quindi lo porti avanti e prendi una ciocca di capelli più grande, o meglio, la prima ciocca che ti ritrovi, facendola attorcigliare intorno. Ok? Gli ultimi parti posso anche fare così. La cosa carina di questo è che ha tipo un fil di ferro qui in fondo e quindi io posso chiudere, faccio così e me li tiene. Ok? Sarò Maria Antonietta per il resto di questo video, ma sono Silvia. Vabbè, allora mentre lo faccio vi dicevo che mi sono appassionata un po' alle serie TV. Su Netflix allora è case in vendita, ma case in vendita a tipo in America per milionari, cioè così. Si chiamano Selling Sunset, da dove sono partita e me ne sono completamente innamorata. Poi ho guardato anche Selling the OC, non è la stessa cosa, sono più carine, cioè ormai lo amo talmente tanto quel programma, Selling Sunset, che Jimmy le chiama le mie amiche. Cioè ogni tanto lo guardo e faccio, posso guardare le mie amiche? E lo adoro. Lo adoro profondamente, ovviamente l'ho finito, ho guardato tutte le ultime puntate dicendo perché le stai guardando, ora finisce poi. Vabbè, l'ho finito, quindi però mi sono spostata su tutto questo filone, perché poi Netflix è tremendo. Netflix è tremendo. Perché nel momento in cui capisce che ti piace qualcosa, ti ripropone praticamente i simili e tutto in 10.000 salse. Qui io non capisco perché. E nulla, quindi Netflix te lo ripropone in 10.000 salse. Quindi ho guardato anche Selling London, Buying Manhattan. E ovviamente figurati se poi non l'hanno fatto tutto in giro per il mondo. Ora siamo in Francia, stiamo guardando quello francese. Aiuto, ho proprio una dipendenza, però niente è paragonabile alle mie amiche. Qui, ragazzi, abbiamo un po' un problema. Infatti, non capisco perché qui mi sta perfetto tutto all'indietro, qui mi viene avanti. Ma non ho sbagliato, tutto giusto.
Vi devo far vedere degli acquisti che ho fatto. Io ovviamente sempre questo condizionando a fare i vlog. Perché faccio questo? Comunque, scarpe. Oggi parliamo di scarpe, di tutti i tipi, quindi andiamo a terra. Allora, se mi seguite da un pochino, saprete che a quanto pare questo è il mio must brand, must go di scarpe, perché tutte le scarpe non sportive e non tipo sneaker. Quindi scarpe un po' eleganti col tacco, praticamente le prendo solo da loro. Not sponsored at all, anzi, qui abbiamo circa 180 euro di scarpe, ma sono bellissime. E quindi, allora, iniziamo con le prime che sono per un matrimonio, che è il matrimonio di mio fratello a fine settembre. Ho già il vestito meraviglioso, non vi faccio spoiler su questo, ma vi faccio lo spoiler sulle scarpe. Queste fra tutte sono un pochino scomode qua davanti perché adesso me le provo, ve le faccio vedere perché le trovo un attimo strettine qua. Questo magari è troppo stretto, troppo duro per reggere il mio piede, qua a quanto pare ha una pianta un pochino larga. Ma ora Jimmy mi ha detto perché non le indossi per qualche ora e vedi come ti trovi? Quindi c'è la probabilità che io ora incominci a girare per la casa a fare le faccende con queste. Sarebbe molto comico. Comunque, sono così. Questo è il laccetto più stretto. Questo laccetto è un po', cioè non mi permette di piegare il piede oltre così. Quindi lo trovo un pochino scomoda questa cosa, cioè devo capire se quando mi siedo mi dà fastidio, perché ovviamente quando ti siedi pieghi i piedi, quindi non so. Ora vediamo. Comunque, questo è un brand di cui, cioè, prendo tanto scarpe, anche gli stivali, non so, mi piace, è italiano, mi piace un sacco. Comunque, voilà. Il tacco è su, vedete, faccio un po' di sono bloccata. Il tacco è sui 7 centimetri. Però sono veramente belle, eh? Ok, quindi dopo le rimetto, scarpa 2, ora vi faccio vedere. Restiamo un attimo su un tacco e questo vi ricorderà qualcosa, perché in realtà ho già questo paio di scarpe, solo che ce l'ho in un altro colore. You ready? Sì, raga, innamorata persa. E fun fact, Jimmy mi ha detto che lui odia queste sandali con le piume. Me l'aveva detto prima che comprassi queste. Sì, hai detto io le odio. E io gli ho detto, sai che io le amo. Quindi ora te le becchi anche fucsia. Oh, per me sono meravigliose, cioè, ma vi immaginate queste? Poi questo colore sotto un vestito tutto nero, tutto bianco, cioè fa proprio il color pop stupendo. Poi le hanno rifatte perché hanno l'accetto in raso, o meglio, sono diverse dalle mie, hanno l'accetto in raso e la chiusura dietro. E questa è una buonissima altezza per il mio collo del piede perché non mi blocca la caviglia. Quindi devo un attimo valutare quelle lì bianche ed eventualmente rivalutarle se non prendere. Perché ce l'hanno un modello che è praticamente uguale a questo qua fucsia, però senza piume. Quindi però ha questa striscia sopra che non mi faceva impazzire. Perché così sta bene, magari una striscia pulita sopra un po' noiosa e essere un po' meno elegante. Comunque, cioè, what are we talking about? Bellissime, stupende. Quanto sono belle! Poi guardiamo le sfondo bianco, non guardiamo le sfondo pavimento. Bellissime. E poi final espadrillas con la zeppa. Io le avevo quando ero piccola, cioè le avevo prese quando avevo, non so, 20 anni. Ho iniziato quest'estate che le volevo riprendere perché credevo di averle buttate perché erano rotte.
Quindi ho fatto un po' di ricerche, ma non le trovavo come volevo io. Poi, fatalità, le ho ritrovate perché mia mamma non le aveva buttate, però erano distrutte, poi erano praticamente beige e non più bianche. E alla fine ho trovato queste che mi piacciono. Hanno il dettaglio di essere con questa punta a punta, non so come dire, c'è questa V invece che come al solito tonde. Non pensavo mi potesse piacere, era un attimo titubante, però vabbè, ora le leggo così a caso, però mi piacciono. E devo dire, mi piacciono molto. Per me queste sono veramente le scarpe che più dicono estate dell'estate. Bellissime. Questo è un tacco 9, però in realtà essendoci questa doppia zeppa, cioè questo plateau sotto, secondo me è un 7, un 6, 5, cosa. Ok? Devo solo capire che cosa fare con loro, per il resto è tutto super, super amato, come sempre, questo negozio, mannaggia. Asciugati, togliamo un po' tutto perché stufa. Vediamo come vengono. Spero senza nodi. Ora, l'effetto dopo è bello, solo che non dura. Beach Waves. Per cena questa sera faccio una sorta di parmigiana di zucchine. È svuota frigo. Avevamo delle zucchine che stavano andando male, quindi le ho grigliate tutte. È stato un passaggio molto lungo, non doloroso perché non mi sono bruciata, ma molto lungo. Per parmigiana perché l'idea è quella di stratificare. Con mozzarella, e in frigo ne avevamo solo due, quindi vado a amplificare, aumentare l'entità del composto aggiungendo della ricotta. Easy. Svuota frigo. Siamo in partenza appunto fra una settimana, quindi ho deciso che c'è un po' di cose che voglio togliere, così che poi questi giorni viviamo un pochino di più alla giornata e basta. Quindi ora passo all'assemblamento. Ciò che renderà speciale la mia parmigiana di zucchine è la meravigliosa senape di Coro. Questa è senape medio piccante a semi grandi, acqua minerale, semi di senape, aceto di spirito e sale. È meravigliosa, ha questo gusto un po' pungente, non so perché in questo video mi vengono tantissime terminologie in inglese, probabilmente perché le serie TV che guardo le guardo in inglese, quindi boh, entro nel mood, ma mi rendo conto che in questo video vi ho parlato un po' troppo forse in inglese. Comunque è molto pungente come gusto, è un po' anche piccantino e secondo me dà quel kick in più. Scusa, dà quel calcetto in più e rende tutto più saporito. Ovviamente poi aggiungo sale, pepe, spezie, eccetera. Sale, pepe, eccetera. Questo mi aiuta ad usare anche le spezie perché quando si va a stratificare non è molto facile. Quindi aggiungo un cucchiaino di questo alla ricotta e va a creare questo gusto molto molto particolare. Sul sito di Coro, my grande amore. Mio grande amore, sul sito di Coro, mio grande amore, avete sempre attivo il codice Fashions da applicare al checkout per uno sconto. Tra parentesi, queste pirofile che mi vedete usare sempre, tutte le volte che assemblo qualcosa,
Sono di Coro. Sono nel reparto non food, vi consiglio di farci un giro perché hanno delle cose meravigliose. C'è questa qui grande e c'è anche la versione piccolina per quando magari faccio una monoporzione, eccetera. Adoro profondamente, vanno in forno, sono bellissime, bianche, statiche e si mantengono benissimo. Si puliscono una meraviglia, io ho sempre avuto quelle di acciaio, alluminio, non lo so, lì mi diventavano sempre super nere, si sporcavano, andava mai via niente. Queste invece sono in tonse e le ho utilizzate per qualunque cosa. Prima di iniziare l'assemblamento ho avuto un momento. Gattino necessita coccole, vero? Che vuoi? È venuta qua e mi fa miau. Sto gattino. E la cena è pronta. Ovviamente è fredda, quindi non devo andare in forno né nulla. Ta-da! Ho aggiunto dei caperini on top per dargli ancora più sapore. Flavor bomb. Ma ti ho detto, io da una teglia intera Allora, si taglia un po' male, Cos'è? però Eh sì, ho capito. non è colpa Ho capito, mia, si taglia eh. male, vai nell'angolo. Ma. Ma che tu vuoi? No. Vabbè, com'è? L'è buona. È buona, l'ho già assaggiata, l'ho già gustata, tanta roba, dopo si fa vedere Belli. meglio. Hai visto? Zazzerina, Hai visto? oddio! Hai visto là che foltitudine? La foltitudine. E quindi noi vi salutiamo. Spero che questo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo No, video. le cose vanno dette bene. Dai, Se il so. video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, accendete pure la campanella, non vi costa nulla. Buona Nini, buona cena. Ciao ciao! Mua. Eri felicissimo, Oh, guarda, ammettilo. felicissimo proprio ora. Va bene, vabbè, guardiamolo. Ora, mi fa, ti volevo più entusiasta.